Ciao a tutte! Allora, in questo video vi mostrerò i prodotti che mi sono stati inviati dalla Bonfritti questo mese, con una piccola premessa che questa volta sono stata veramente delusa, perché i prodotti che vi mostrerò, oltre a non essermi piaciuti, secondo me non hanno senso come prodotti. Adesso magari capirete perché. Comunque il sito della Bonfritti è sempre questo qui e vi lascio qui sempre il codice sconto del 10%. Vi consiglio di non utilizzarlo assolutamente per le cose che vi mostrerò, ma adesso lo capirete voi stessi il perché. Allora, questa volta mi sono voluta fare inviare delle ciglia finte con la colla. Allora, questa è la confezione delle ciglia finte, è un po' rovinata ma non fa niente. E queste sono le ciglia finte che ho trovato all'interno. Allora, le confezioni sono un po' tutte polverose, un po' tutte crepate, però insomma chi se ne frega, l'importante è che il prodotto sia integro e soprattutto buono. Allora, ve ne faccio vedere una, questa l'ho già aperta, ve ne apro un'altra, tanto a breve le butterò tutte. Le appoggio un secondo a terra. Allora, la confezione è molto comoda perché voi ce l'avete suddivise, quindi non stanno tutte in un'unica confezione. E l'unica cosa, sono molto belle come ciglia finte, vedete, molto lunghe, anche se sono abbastanza folte, secondo me rimangono molto naturali sull'occhio. L'unica cosa è appunto che la colla che hanno messo è tremendamente forte qui. Faccio fatica a staccarla. Ok. Di solito la colla che mettono nelle ciglia finte è per un primo utilizzo, oppure qualora non dovesse essere per un primo utilizzo delle ciglia finte, si dovrebbe rimuovere facilmente per mettere appunto la colla d'appoggio. Adesso guardate un po', a parte che questo non so che cosa sia, penso sia un pezzo di plastica e vabbè, lo leviamo se ci riesco. Ma come vedete questa colla non riesce a tenere la ciglia sulla pelle, quindi neanche sull'occhio, ma è proprio spessa. Io ho provato a levarla in tutti i modi, anche grattandola o comunque con un sapone, ma non si leva assolutamente e questa rimane così. Quindi voi avete la ciglia nuova con questa sorta di colla appiccicosa che fa uno spessore che non si riesce a levare dalla ciglia finta e rimane così. Quindi anche se sono belle, sono inutilizzabili secondo me. Passiamo alla colla. Allora, la colla per ciglia finte che mi sono voluta fare inviare è questa qui, che io avevo visto anche su eBay e costava, mi sembra, sui 7-8 euro se non sbaglio. E questa è la colla per ciglia finte di colore nero. Come l'ho visto ho detto, wow, che figata, così uno la mette e non si vede neanche. E io ve la mostro però, non me la avvicino più alla pelle, adesso vi spiego perché. È praticamente nera, il tratto è molto simile a quello di un eyeliner e io mi sono detta, dato che le ciglia fanno un po' schifo, non sono proprio perfette, proviamo questa colla sulla pelle prima di provarla, diciamo, sugli occhi, sulle ciglia finte. E grazie a Dio l'ho provata sulla pelle, perché io l'altro giorno l'ho provata qui, adesso non si vede più, e ho fatto un segnetto di un centimetro con questa colla. A parte che per asciugarsi ci ha messo tipo mezz'ora, io toccavo col dito, era ancora appiccicosa. Una volta che si è asciugata era bellissima, perché era un tratto, sembrava come eyeliner, quindi io già me lo immaginavo sulle ciglia finte applicate sull'occhio. Poi per levarla non andava via né con l'acqua né con il sapone, ho dovuto grattare via tutta la colla con le unghie. Io mi sono immaginata la colla sull'occhio, cioè se mi stava sull'occhio, non lo so, mi si levavano tutte le ciglia vere. Quindi, boh, proprio questa la butto adesso, giusto per farvela vedere, non comprate questa colla per ciglia finte perché fa veramente schifo e dubito che la confezione sia, diciamo, difettata, perché è impossibile, dai, era chiusa ermeticamente, cioè proprio sfigata, io non ve la consiglio insomma. E oltretutto, dopo che mi ero levata tutta la colla, quindi graffiando per un paio di minuti perché sembrava proprio penetrata nella carne, ma fortunatamente no, dopo un po', vabbè, era tutto rosso perché comunque avevo grattato, ma adesso non so se si vede proprio. Avevo un segno rosa al posto della colla, quindi o non lo so, mi aveva bruciato la pelle o mi aveva fatto irritazione. E io sempre preoccupatissima perché ho detto, cavolo, se me la mettevo sull'occhio non so che cosa succedeva.
Quindi nulla, vi consiglio assolutamente di non comprare sul sito della Bonpretti né questa colla per ciglia finte, ma a questo punto non comprate nessuna colla per ciglia finte, e neanche le ciglia finte, perché hanno questa colla già messa che non serve a niente, non serve né per applicarla sull'occhio né per tenerle nelle scatoline, perché poi le altre ve le faccio vedere, non è che tiene benissimo le ciglia nella scatolina, sono tutte un po' alzate. E quindi nulla, questa volta proprio voto negativo, ovviamente questo lo farò presente all'azienda, gli scriverò un'email con scritto appunto che la colla per ciglia finte mi ha fatto tipo, non lo so, irritazione, allergia, ma che comunque è una colla che non va via neanche con l'alcol a questo punto, perché ho dovuto grattare per levarla, e ho provato anche con l'acetone e non si levava. E quindi nulla, spero che questo video vi sia stato utilissimo, vi prego non comprate questa cavolo di colla perché vi distrugge l'occhio secondo me, e nulla, questo è tutto, vi mando un bacio, ciao!